Ciao a tutti da Lambrenedetto, visto che si sono iscritte un po' di persone nuove anche al canale, voglio oggi parlare del nuovo ordine mondiale, di chi sono i padroni del mondo, di come agiscono e come agisce la cricca, ok? Lo feci tempo fa, ma è giusto che comunque queste cose vengano ribadite, visto che in televisione, sui mainstreaming tradizionali, non ne parlano mai assolutamente, anzi ne hanno parlato una volta io quando ci sono andato e vedete ancora questo video, scrivete per la prima volta in TV si parla di questi. Rivedetevi anche quel video lì mio, sempre sul canale di Lambrenedetto. Allora, i padroni del mondo e il nuovo ordine mondiale. Allora, prima di tutto bisogna capire una cosa. Loro non hanno mai fretta. La fretta non fa parte di loro. Loro hanno tutta la calma del mondo. Quando loro agiscono, agiscono sempre in maniera razionale e con calma. Cosa vuol dire? Che prima di andare a fare casini, schiavizzare un certo paese, prendersi un certo paese, si prende il controllo di tutto quel paese, dalle materie prime, alla politica, ai media, eccetera, eccetera, e fare tutti i disastri che sempre fanno, prima di tutto bisogna fare un grandissimo lavaggio del cervello alla popolazione di quel posto. Certo che se in quella nazione o in quelle nazioni il livello di ignoranza è alto, molto alto, il gioco per loro è sempre più facile. Quindi è questo uno dei motivi per cui tendono le popolazioni mondiali, quelle del nuovo ordine mondiale, a tenere la gente sempre più ignorante. Perché una popolazione ignorante è sempre più facilmente controllabile. Io ho appena messo un post un'oretta fa su Facebook, leggevo delle cose che ti mettevi le mani nei capelli. E capisci perché oggi in quella nazione non sono più padroni a casa loro, sono sfruttati, sono schiavizzati, i politici sono degli zerbini, dei soliti padroni del mondo, eccetera, eccetera. Come agiscono i padroni del mondo? Il nuovo ordine mondiale. Prima di tutto bisogna fare un grandissimo lavaggio del cervello a quelle popolazioni lì. Fagli capire che loro sono quelli bravi, che la cricca e certi paesi sono bravi, fagli credere che, non lo so, faccio un esempio, che se oggi vai nell'Unione Europea diventate tutti felici, ricchi, bellissimo, è un mondo paradisiaco, un esempio che vi posso fare. E quindi bisogna lavare la testa, lavare la testa, lavare la testa. Il nuovo ordine mondiale non agisce solo in Europa, non agisce solo in Asia, agisce in tutto il mondo, anche in particolare in Sud America, dove anche lì è un gioco da ragazzi lavare il cervello a certe persone. Il loro obiettivo è sempre quello o di fare casini, di far fare casini in quella nazione per poi dopo loro arrivare come salvatori del mondo, oppure creare casini creando embarghi, creando situazioni in modo tale che la gente si incazzi con quello che in quel momento, in quella nazione, non vuole sottostare al nuovo ordine mondiale. Quindi, nazioni sovraniste, vere, non militarmente occupate, e poi chiacchierano che sono vere sovraniste, nazioni che non hanno certi tipi di banche, nazioni che non sottostanno a loro, al nuovo ordine mondiale. Non confondiamo, il nuovo ordine mondiale non sono il governo americano. Anche il governo americano è sotto il New World Order, sono semplicemente dei pupazzi. Anzi, quello che è appena successo, per esempio, in Iran, credo che Trump lo abbia saputo dopo che l'hanno fatto. Però la sceneggiata, ovviamente, per il popolino deve essere fatta, che lui sapeva che è stato lui. Ma guardate che il nuovo ordine mondiale non li vedi? Sono al di sopra, sono quelli che muovono tutte le file di tutti i vari pupazzi politicanti che ci sono in giro per il mondo, eh. Loro devono prima creare questa situazione o attraverso gli embarghi oppure creando casino attraverso i gruppi nazionalisti. Lo hanno fatto un pacco di volte. Quindi fomentano scontri interni fra i vari gruppi nazionalisti che sono il peggio che ci possa essere.
Non confondiamo i patrioti con i nazionalisti, non c'entrano niente i patrioti con i nazionalisti. Per esempio, Vladimir Putin ha fatto un grandissimo video contro i movimenti nazionalisti che fanno solo ed esclusivamente casino, che pensano all'inizio di essere pro-nazione, ma in realtà sono il braccio armato del nuovo ordine mondiale, i quali li sfruttano molte volte quando fanno casini, mandano addirittura dei mercenari, è successo più di una volta. È come in una stanza in cui c'hai 50 persone, due iniziano a prendersi a pugni, uno per caso tocchi uno, tocca l'altro e poi viene fuori l'incendio. Questo l'hanno fatto dappertutto. L'hanno fatto nei Balcani, l'hanno fatto nell'Est, l'hanno fatto in Sud America, l'hanno fatto in Asia, l'hanno fatto ovunque. Addirittura hanno preso gente di quei posti portandoli da loro, istruendoli per un disastro. Quando loro hanno creato tutto il casino, hanno fatto sì che tutte queste massa di poveracci si scannavano fra di loro, tenete presente che loro stanno sopra il balcone, cioè loro praticamente sono come in un terrazzino, seduti giù così, sulle loro belle poltrone, con champagne, caviale, donne, benessere, e dal terrazzino guardano tutta questa massa di disperati, di ignoranti che si scanna, che si ammazza, compagnia varia. Dopo che hanno fatto questo, loro cosa fanno? Arrivano come salvatori del mondo, arrivano come salvatori della patria. La prima cosa che fanno è il controllo della telefonia. La seconda cosa che fanno è il controllo della televisione, dei mass media, perché tu devi continuare sempre agli schiavi a far credere che il loro padrone sia il benefattore. Quindi controllo della telefonia, controllo della televisione, politico messo lì, un pupazzo messo lì, ok? Un loro pupazzo messo lì, che ovviamente della popolazione non gliene frega niente, ed è un pupazzo del nuovo ordine mondiale. Padroni di tutto, padroni dei grandi capitali finanziari, delle grandi banche d'affari, e ovviamente padroni di tutte le multinazionali. Prima cosa da fare, costruire le vie di trasporto, le grandi vie di trasporto, le grandi autostrade, i grandi treni, le grandi linee ferroviarie, ma soprattutto le grandi linee di trasporto fatte dalle grandi strade. Non importa che le strade secondarie siano disfatte, l'importante sono le grandi strade, in modo tale che possono velocemente trasportare le merci che gli schiavi producono, sottopagati, sfruttati, senza diritti, compagnia varia. In più, ovviamente, se quelle nazioni hanno materie prime, qualsiasi tipo di materie prime, qualsiasi miniera, qualsiasi cosa, li vengono portate via. Quindi quella nazione lì non sono più padroni a casa loro, sono schiavi, gli fanno il prestito, quindi ricattati per una vita, devono dargli robo, e la situazione è questa, magnata. Così loro hanno sempre agito in questa maniera, ok? E nel 2020 ci sono tante nazioni schiavizzate, di poveracci, senza welfare, senza diritti, che lavorano per un pugno di riso, pensionati che prendono miseria, politici stracorrotti, e questi pensano che quelli gli hanno portato il benessere, gli hanno portato la libertà, gli hanno portato la libertà di essere o degli schiavi lì, oppure di emigrare, andare in un'altra nazione di schiavi, perché nelle nazioni dove sono sovranisti non ne fanno di certo entrare, e stare lì a fare i lavori più di merda, per poi mandare i soldi ai propri parenti, i quali magari sono rimasti lì e senza di quelli morirebbero di fame. Questo è come agisce il nuovo ordine mondiale. Gli schiavi non sono contro il nuovo ordine mondiale. Gli schiavi amano il proprio padrone. Gli schiavi toccagli tutto, ma non toccagli il proprio padrone. Vladimir Putin diceva questo, per esempio. Nazione sovranista. Diceva una certa nazione... non vogliono alleati, vogliono schiavi, ma con noi non funziona così. E il nuovo ordine mondiale,
Non vuole alleati, non vuole gente che sta bene, non vuole il benessere della gente. Vuole tutta una serie di persone ignoranti da controllare sempre più facilmente. Lo hanno fatto nei Balcani, lo hanno fatto nell'Est, lo fanno in Sud America, lo stanno facendo. Guardate cosa è appena successo adesso, poveri cristi, in Bolivia, che lì tutto il casino ha fatto che cosa? Per prima cosa portargli via il litio. Questa qui purtroppo è la situazione. Poi loro agiscono anche in maniera molto più meschina, compagnia varia, cioè è una roba allucinante. In tutte queste nazioni di schiavi, la gente pensa che i politici ci sia A, ci sia B, ci sia C, che fra di loro litigano, quello giusto, la destra, la sinistra. In realtà sono tutti in mano questa gente. Spero che il video vi sia piaciuto, ragazzi. Sto facendo qualche video un po' più di informazione su delle cose, su degli argomenti che comunque in televisione e in radio non ne parlano. Peggio ancora in radio che la televisione. Ultimamente la televisione io ce l'ho lì, una qui che non, praticamente non accendo mai, in camera l'ho rotta. Ogni tanto ascolto la radio, mi metto le mani nei capelli, mi metto le mani nei capelli quando sento delle cose. Ovviamente tutti i posti che non sono sotto il nuovo ordine mondiale, i padroni del mondo sono tutti cattivoni, chissà come mai tutti i padroni, tutti i posti che sono sotto quelli sono tutti bravi. Formazione è disastrosa, tanto è vero che ormai non li segue poco più nessuno, la televisione, vi ripeto. Tante persone ci vanno, ma non fanno informazione. A me hanno tentato, ma mi danno poco spazio. Il problema è che con l'Ambenedetto non funziona così. Non vado in televisione per farmi sminuire o per farmi prendere in giro, tra virgolette. Cioè, la campagna. Non mi, no, queste cose qui preferisco stare sul web. Se ci vado è perché devo avere spazio di poter parlare. Io parlo con tutti tranquillamente, con confronto, però a me. Di andare, farmi togliere, farmi parlare, queste cose non mi piacciono. E allora, se ci devo andare, ci devo andare da protagonista, se no altrimenti sto a casa, non me ne frega assolutamente nulla. Iscrivetevi al mio canale, cercherò ancora di fare qualche video visto che vi piace, informativo. Il video che ho messo oggi lo riattiverò domani, quello sull'Iran, perché voglio dare spazio a questo video. Vi mando un abbraccio, iscrivetevi al canale. E vi voglio bene.